Buongiorno cuori innamorati di tutta Italia, sono Enza Ruggiero, professione wedding reporter. Cos'è una wedding reporter? Seguitemi e lo scoprirete. Mi sto muovendo verso il quartiere Ardiatino. Qui raggiungo Francesca Resciniti, titolare di DJ Studio e wedding planner. Da J Studio, una realtà consolidata nell'organizzazione di matrimoni. Francesca, quando nasce la tua passione per il matrimonio? Allora, la mia passione è nata diversi anni fa e il destino in realtà mi ha dato una mano, perché io ho iniziato a lavorare facendo tutt'altro. Ero una traduttrice per una grande azienda di informatica, però la mia creatività in questo lavoro non emergeva più di tanto. E qualche anno fa ho incontrato una wedding planner toscana che lavorava e lavora tuttora esclusivamente per matrimoni stranieri e aveva bisogno di un supporto su Roma. Quindi abbiamo iniziato a collaborare e da lì poi ho ampliato la mia esperienza e quindi mi sono rivolta anche al mercato italiano e seguo tuttora sia coppie di livello internazionale che coppie italiane. Che una tua particolarità è quella di avere uno staff interno di veri esperti professionisti del settore. Sì, qui in J Studio le coppie che entrano si rendono immediatamente conto che possono fare affidamento su una serie di professionisti che fanno parte del mio staff e che collaborano insieme a me per l'organizzazione del matrimonio dai primissimi momenti fino al giorno dell'evento e quindi il mio team è composto da esperti di ogni settore, dal settore beauty, quindi trucco e acconciatura per la sposa, al settore della fotografia, passando per gli allestimenti floreali, l'intrattenimento e tutta una serie di micro settori che entrano in gioco. Esatto, esatto. Come mi raccontavi prima, oltre ad uno staff interno ti avvali anche di collaboratori validi esterni, come nel caso di Antonio Nasca, titolare della Semicroma, in esclusiva per J Studio. Antonio, quanto è importante per te la figura di un wedding planner del calibro di Francesca? È importantissimo e fondamentale. Pianificare insieme il matrimonio per arrivare a quello che deve essere un evento perfetto, quindi una sinergia che parte dall'inizio fino alla fine. Un altro aspetto molto importante è un aspetto logistico, quindi fare dei sopralluoghi insieme, in particolar modo per ciò che concerne la musica. Andare a vedere la chiesa scelta o il luogo scelto per la cerimonia, capire se la formazione scelta dagli sposi è giusta. Idem per la location, identificare le posizioni dei musicisti, capire l'acustica del posto. Sembrano informazioni futili, ma in realtà sono fondamentali perché il matrimonio riesca alla grande, in maniera perfetta. Standing above me, you are my love, my girl. I racconti di Francesca mi hanno fatto pensare al ruolo fondamentale della wedding planner. Una wedding planner è colei che ricerca e collega tutti i pezzi di un puzzle, una composizione che si realizza nel giorno delle nozze. E tra questi, la musica non può fare eccezione. Mi rimetto in marcia accompagnata da Francesca e Antonio, direzione Grand Hotel de la Minerve.
Questo hotel si trova all'interno di Piazza della Minerva, nel centro storico di Roma. Anticamente in questa piazza sorgeva un tempio, dedicato alla dea della guerra e della saggezza, sostituito in età medievale dalla Basilica di Santa Maria sopra Minerva. Un contrasto e un intreccio tra due diversi culti, una stratificazione di storie che rende Roma una città unica e speciale. Siamo sulla splendida terrazza di questo meraviglioso albergo, sempre in compagnia di Francesca e Antonio. Francesca, vorrei girarti la domanda che precedentemente ho fatto ad Antonio, ovvero quanto è importante per una wedding planner avere un consulente musicale. Direi che è fondamentale per una wedding planner avere come referente un professionista che sia in grado di consigliare gli sposi sulle scelte musicali migliori per il loro matrimonio e quindi scegliere le opzioni che li accompagnino dall'inizio dell'evento, dalla cerimonia fino alla fine del ricevimento. Perfetto, allora grazie Francesca, io proseguirei con Antonio o qualche altra domanda. Grazie a te. Antonio, vorrei approfondire il tema della musica all'interno del matrimonio. Qual è la scelta che la coppia deve affrontare per quel giorno così importante? Allora, il nostro compito è quello di accompagnarli, capire che tipo di idea musicale hanno del loro matrimonio e creare quello che io chiamo un colore musicale, perché come viene scelto il colore reale di ogni matrimonio è anche bene dare un colore musicale che accompagni tutto l'evento, dalla cerimonia che sia religiosa, civile o simbolica, attraverso il ricevimento che poi è diviso in tre parti, e quindi aperitivo, pranzo o cena che sia plassé o buffet, e taglio della torta e quindi buffet dei dolci. È possibile avere una mescolanza di generi in quella giornata? Sì, assolutamente sì, anzi è preferibile proprio per aumentare questo insieme di colori, creare una sorta di arcobaleno musicale che parta sempre dalla cerimonia fino alla fine del ricevimento. Facciamo qualche esempio. Sì, un matrimonio che avremo a breve prevede la cerimonia religiosa in una chiesa importante di Roma, quindi la scelta degli sposi è andata per un coro polifonico da 16 elementi, accompagnato da organo e violino. Per il ricevimento avremo durante l'aperitivo un quartetto d'archi, quindi rimaniamo nell'ambito della musica classica, per la cena un trio jazz di sottofondo e poi per il buffet dei dolci e il taglio della torta il DJ per le danze. Ho visto che c'è un pianoforte, so che sei musicista, parte integrante dei musicisti che proponi nei tuoi eventi. Ci vuoi suonare qualcosa, magari dedicato alla città eterna? Volentieri, quale migliore occasione? Andiamo. Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a fare di sì. Scegli tutte le stelle più brillarelle che poi è un friccico di luna tutta per noi. Fagli sentire che quasi